Ciao ragazzi, bentornati su Odoriamola con Mirko. Questo è l'unico canale in Italia che parla di un argomento specifico, molto interessante, che però è altamente sottovalutato, ovvero quello della ricerca della fragranza giusta per noi maschietti. Fondamentalmente interessa una cosa a noi, ovvero fare breccia nel cuore delle giovani fanciulle, e questo canale si occupa appunto di darti i consigli giusti per questo scopo. Fra i vari commenti che mi arrivano di solito, uno dei più popolari è quello del chiedere: Mirko, per favore, aiutami a trovare una fragranza che duri molto. Ecco, questo video è per voi. Allora, se il tuo obiettivo è quello di trovare una fragranza che costi poco, spesso mi viene detto, però sotto i 50 euro, però sotto gli 80 euro, che duri molto, che piaccia a tutte le fighe, che mi faccia trombare sicuro. Non lo so, vuoi anche un paio di troioni? Fragranze di qualità, fragranze che abbiano una durata certa, hanno un certo costo. Sappiate che comunque si tratta di un investimento garantito, un investimento sicuro. Se in questo momento vi dicessi, li fareste 100 km per andare a beccare, che ne so, una figa come questa? O come questa? O come questa? O come questa? Che di sicuro spalanca le gambe per voi. Io penso che magari vi fate anche 500 km per una situazione del genere. E allo stesso modo dovete essere pronti, così come spendete soldi a cazzo di cane per qualsiasi cosa, ad acquistare una fragranza che comunque sia dal risultato garantito. Infatti, in questa classifica io non conosco compromessi e ho messo quasi tutte fragranze di nicchia, perché sappiate che quasi esclusivamente nelle fragranze di nicchia si trovano i prodotti che portano il risultato garantito. Sappiate però, controcorrente a questo discorso che faccio, che le fragranze designer o commerciali, che sono poi alla fine tutte quelle che si trovano nelle profumerie, diciamo normali, non di nicchia, possono avere una durata ampia, però devono essere testate sulla pelle, cioè cambia da caso a caso. C'è una fragranza che, non lo so, sulla pelle di una persona specifica durano le note di testa non più di 5 minuti, e magari su un'altra persona può fare una prestazione mostruosa, anche 8, 9, 10 ore. Ecco, dovete guardare in maniera più specifica, dovete testare più a lungo, essere più riflessivi. Questa classifica tratta specificatamente le fragranze che oggettivamente su quasi tutti i tipi di pelle offrono un risultato garantito. Le fragranze di nicchia costano. Quindi dovete mettere mano al portafoglio. E lo so, ragazzi, mano al portafoglio. C'è cri. Comunque sia, quando volete conquistare una donna, dovete mettere mano al portafoglio. Ricordate però che quella mano è quella mano che vi ha fatto tanto godere. Quindi non dovete avere paura della mano. La mano è una vostra amica, che di solito si chiama Federica. Ricordatevi però che la mano può essere anche bugiarda. La mano che vi ha fatto tanto godere, specialmente in questi giorni di quarantena, può essere la stessa mano che può mettere mano al portafoglio per acquistare la fragranza sbagliata. Quindi occhio. La classifica parte con due fragranze specifiche dalla durata mostruosa, in questo caso però le metto fuori dalla top 10 perché appunto hanno un costo veramente eccessivo, ragazzi, stiamo parlando addirittura di 900 euro. Le due fragranze in questione sono Valiant di Bois d'Issea de Victorious, Amouage Interlude, due fragranze molto diverse fra di loro. Valiant sa un po' di arancia sporca, però è troppo riduttivo definirla così. È molto complessa, tantissime note, durata mostruosa, più sul dolciastro fruttato, mentre Amouage Interlude è proprio molto molto arabico. Il brand del paese Oman si rende famosa per una fragranza che è l'unica fragranza nella fragrance community ad avere un nomignolo, un soprannome, The Blue Monster, perché appunto ha una durata pazzesca. Fragranza oud, atmosfera oud, molto legnosa, molto orientale.
Queste vanno fuori classifica. Decimo posto per una fragranza ideale per tutte quelle serate in discoteca, per fare un po' il piacione, per atteggiarti un po' così come su della Milano da bere. Stiamo parlando di Armani Code profumo. Diciamo che un po' tutta la linea Armani Code ha una durata molto forte, persino addirittura l'Armani Code Colonia che riceve tanti complimenti, ma Armani Code profumo ha proprio una durata sopra la media, veramente importanti, facile reperibilità, quindi vi invito a provarlo al più presto possibile. Nono posto per una fragranza che io personalmente adoro, stiamo parlando di Paco Rabanne Invictus Legend, eccolo qua, uno degli ultimi flanker della casa Paco Rabanne, questo famoso acchiappagnani, dolce, è più flessibile nel senso che non è soltanto adatto al club, ma un po' alla vita di tutti i giorni, può essere indossato sempre praticamente. Atmosfera un po' dolciastra, però sull'incensato. Ottavo posto per uno dei miei grandi pupilli. Sto parlando di Parfums de Marly Pegasus. Pegasus è la mia fragranza preferita per l'inverno. Mandorla caramellata, aghi di pino, gna gna, a volontà. Settimo posto per una delle fragranze, diciamo, più reperibili della casa Tom Ford, stiamo parlando di Ombre Leather, una fragranza ovviamente, come già il nome fa capire, della famiglia Cuoio. Il cuoio che in questo caso dura, piace e spesso viene attaccato a delle catene per fare il BDSM. Settimo posto per una fragranza che così dalla descrizione sembrerebbe non durare un cazzo e invece ti fa barba e capelli, in questo caso non ti fa barba e capelli, ma ti fa i vestiti. Stiamo parlando di Sartorial di Penelegance London. Come il nome già fa capire, una fragranza che è stata creata volendo ricordare l'atmosfera di una sartoria. Ecco che una fragranza molto complessa, un po' metallica, ricorda un po' gli aghi, il cotone, il lino, Madonna, l'ingoroneto! E soprattutto le lenzuola di seta che accarezzerete con un fare nostalgico ricordando la gnaia del tempo che fu. Sesto posto per una fragranza, forse la più unisex di tutte di questa lista, molto più amata dalle donne che dagli uomini. Però a noi che cosa ce ne frega, noi siamo l'ignoranza olfattiva, se piace alle donne ce lo mettiamo. Quindi se piace a voi, metà del lavoro è fatto, l'acquisto è sicuro, i complimenti sono garantiti. Stiamo parlando di Baccarat Rouge Eau de Parfum, e poi non parliamo dell'extra de parfum, cazzo, lì dura per sempre, voglio dire. Di Maison Francis Courdijan, un po' dolce, un po' invernale, sull'ambrato, ideale per lo più o quando fa molto freddo, o negli spazi chiusi, o proprio durante l'azione del fare proprio. Quinto posto per una fragranza importante che non le manda a dire, sempre una fragranza di Londra che si ispira ai gioielli della casa reale inglese. Stiamo parlando di Carved Wood di Tamin London, è una fragranza che allora ricorda un attimo, un attimo, Oud Wood di Tom Ford, fragranza plurireclamizzata su tutti da tutti i membri della fragrance community, ma questa secondo me ha un'atmosfera più morbida, più sensuale, più accattivante, che vi darà tante, 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 tante. Terzo posto per un brand abbastanza trendy nel mondo delle fragranze di nicchia ed è anche tra l'altro la fragranza più famosa di questo brand. Il brand in questione è Byredo Balle d'Afrique. Allora, Balle d'Afrique è una fragranza un po' cremosa, un po' agrumata, un po' agrumata, un po' vanigliata, però
per lo più ambrata. Ecco, diciamo che forse fra tutte quelle di questa classifica è quella che fa più al caso vostro se avete intenzione di scrivermi un commento del tipo: Mirko, Mirko, cerco una fragranza che deve lasciare una scia, 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 proprio scia, deve, proprio la scia deve arrivare. Ma c'ho un carattere di merda, ma che cazzo te ne fai? Più che scia ti consiglio di andare a sciare, vai, 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 vai. Secondo e primo posto per un brand italiano. L'Italia in questo caso non è più il paese del coronavirus, è il paese delle fragranze importanti. Frutto del genio profumiere Gualtieri, naso e creatore di tutte le fragranze di Naso Matto, di cui per esempio la più famosa è Black Afghano, non so se l'avete mai sentita, ha creato una linea che si chiama Orto Parisi. Al secondo posto metto Brutus. La semplicità in una bottiglia. Tre note, ragazzi. Tre note. Mandarino, patchouli, vetiver. Roba da matti, ragazzi. Una gnagnabilità alle stelle. Alle stelle. Prestazioni alle stelle. 140 euro circa per 50 ml profumo puro. Al primo posto abbiamo, sempre di Orto Parisi, Mega Mare. Ragazzi, quello che avete sempre desiderato, una fragranza fresca che duri tutto il giorno. Profumo puro, eh? Prestazioni sopra le stelle. Io mi ricordo di aver spruzzato un cartoncino, stiamo parlando di novembre di 2 anni fa. Ancora fa odore. Mega Mare che viene spruzzato sui vestiti e anche dopo averli lavati. Un problema a rimuoverlo. Cioè, il problema di questa fragranza è proprio la sua durata, cioè eccessiva. Però se voi mi chiedete durata, durata, scia, 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 Mega Mare di Orto Parisi, gnagnabilità alta, molto alta. Ho notato che sulla confezione ci sta scritto il motivo per cui viene creata questa linea. Questo per farvi capire un attimo già di che stiamo parlando. Vi leggo, eh. In italiano. Le parti del corpo dove vi è più odore sono quelle dove si raccoglie di più l'anima. Aspetta, aspetta. Gli odori troppo forti ci sono diventati sgradevoli perché l'eccesso d'anima è intollerabile. Pensate un po' a tutti i social, la gente che rompe il cazzo appena uno, tutti che si offendono. Nella misura che la nostra animalità è repressa, la nostra animalità è repressa, che belle parole, è soffocata dalla nostra società, cioè i nostri istinti, la nostra voglia di, non so come dire, gnagnabilità, viene repressa e non tollerata. Questo progetto è il mio orto, che ho piantato, concimato, coltivato e raccolto. In Orto Parisi il corpo è vissuto come un giardino i cui odori sono il vero specchio della sua anima. Basta, non mi sembra che di aggiungere altro. Ricordatevi di iscrivervi al canale e di mettere un mi piace a questo video se il video vi è piaciuto. E di condividere, scrivere nei commenti, magari conoscete altre fragranze che durano tanto, veramente tanto, o che magari durano tanto sulla vostra pelle e volete condividerle, perché comunque questa qua è una community. Cioè, nessuno qua nasce un barato. Qua si fa community, io imparo tutti i giorni e testo tutti i giorni per fornire a voi il meglio della gnagnabilità su YouTube Italia. Ciao.